Eh sì, ci riusciamo. Mamma mia. Ragazzi, impiccato. Guardate come. Salve a tutti ragazzi, qui è Joseph the Gamer e benvenuti in questo nuovo video di Assassin's Creed 4 Black Flag. Oggi svolgeremo un po' nuove missioni di assassino in modo tale da poterle completare tutte e ottenere finalmente le spade pistola. Che è qua, già ci sono nemici da eliminare. Cioè, nemmeno il tempo di incominciare il video, quindi pensate un po'. Mamma mia, giusto in tempo, mi sono salvato. Aspetta che ti vengo a prendere, dammi un attimo. Bam! Rimani qui bro. Dormentati. Ma mi sbaglio, stava piovendo e ora non piove più. Vabbè, comunque non importa. Vediamo un po' dove si trovano sulla mappa queste missioni d'assassino, va. Eccole qui, vediamo un po'. Ottieni denaro medio. Vabbè, sempre meglio che nulla. È piuttosto vicino o è piuttosto lontano? Non lo so, lanciati Edward. Comunque sto usando, per chi se lo chiedesse, non mi veniva la parola, per chi non se lo chiedesse, anzi per chi se lo chiedesse, no, per chi non se lo chiedesse, i vesti. Mamma mia, che è qua tutta sta gente. Aspetta, tu dormi. No, non avevo le pistole equipaggiate. Bene, ora sì. Pam. Un attimo, attenzione. Mamma mia, ragazzi, Joseph the Gamer qua spacca, attenzione, l'ultimo lo eliminiamo con una pistolata, no? Con un bel contrattacco in questo modo. Ecco, 1000.000 persone a terra eliminate in 10 secondi. Davvero è una bestia, Edward. Ecco, siamo arrivati finalmente. Abbiamo qui la nostra carissima piccionaia. Vediamo un po' quale missione svolgere oggi. Interagisci. Ecco, vai, vai, su. Vediamo un po'. I mercanti di schiavi. Un mercante di schiavi vagamente psicolabile è stato visto mentre trattavi sullo schiaffare nel cuore della città. Uccidilo. Non entrare in conflitto, penso mi dia 500 reali in più. Noi accettiamo ovviamente la missione, sperando di non farci sgamare, però ho i miei seri dubbi a riguardo. Vediamo un pochettino. Tra l'altro non so come intitolare questo video. Magari potrei considerarlo come uccisioni epiche 2.0, sempre ammesso che ce ne siano, forse no. Vediamo un pochettino. Edward, non cadere, lanciati qua e arriva sul tetto, bene, benissimo, benissimo. Vediamo un po', salta bro. No, non così, mamma. Cioè, quando fa parkour, non entrare in conflitto. Ovviamente noi entreremo in conflitto. Perché si stava buggando? No, 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 attenzione. Non vedo il nemico da... Perché siamo gli unici stupidi a trattare i templari? Perché ci vuole tanto? Aspetta ragazzi, qua dipende dall'approccio che vogliamo utilizzare. Io direi, giusto per questa volta, di essere furtivi. Poi dopo cercheremo per quanto possibile di eliminare tutti. Allora eliminiamo lui senza far casino, mi raccomando, non facciamoci sgamare, altrimenti siamo fottuti. Attenzione, Allora, salta qui. Eccolo, è lui, bros. Ci siamo, attenzione. Bam. Non entrare in conflitto, ragazzi. Sti due non si sono accorti di nulla, che stanno dormendo. Mamma mia, mercante, i mercanti di schiavi completate, benissimo, non gli ho fatto neanche finire di parlare, quel tipo l'ho ucciso completamente, perché si uccidono anche le persone a metà, non lo so, aglio, sto stupido, allora aspetta devo ricaricare un po' le armi, aspettate che ricarichi, ecco, aspettate, mannaggia, che attaccano tutti insieme ora, cioè mai attaccati tutti insieme, ora sì, tu rimani qui, cosa sei, un compagno di adeguale, bro, scusami fai parte dei Maroon, non lo sapevo, ok? Benissimo, quindi tutti morti qua. Vediamo anche un po' l'altra missione dove si trova, almeno la zona, Eccola qui, ottieni denaro medio, anche questa volta medio, ti pareva? Tu rimani qui a dormire, Cavolo, mi hanno sgamato, ti pareva? Non l'ho fatto apposta, non l'ho fatto apposta, perdonatemi! Non l'ho fatto apposta! Mi seguono, sì. Vaffanculo, va, pam! Anche tu ne vuoi un po', pam! Cos'è questo che sbuca all'improvviso? Dov'eri tu? Sposto nelle frasche, nel carretto. Ancora ne arrivano altri. Ma che cavolo è? Si riproducono tra di loro. Come dico sempre, cioè, improvvisamente si compaiono mille nemici. Comunque sto utilizzando le spade scozzesi, non ricordo come cavolo si sblocchino. Qualche bro me l'ha chiesto anche, se non sbaglio, su Facebook. Però le ho sbloccate così, senza appunto farci tanta attenzione. Vediamo ora di svolgere quest'altra missione. Vediamo un po' cosa ci dice. Il comandante di un manipolo di soldati a nord-ovest ed è un templare. Uccidilo. Accetta missione. Il posto di guardia si chiama sta missione. Bene. Vai, parte il Pokémon. Ciao, bro. Ok. Vediamo un pochettino dove si trova la zona. Lontano e vicino? È piuttosto lontano. Pensavo fosse più vicino. Dov'è da diavolo? Ah, ok. In quell'altra direzione.
Comunque ragazzi, vi ricordo di lasciare un mi piace, magari in questo frangente appunto in cui non stiamo sterminando mille mila nemici, appunto se vi va, vediamo di raggiungere, che ne so, le 350 oppure 350, non so, penso sia difficile, ma almeno i 300 mi piace, mi piacerebbe appunto arrivare a questa soglia per questo video. Attenzione, bam, ragazzi, uccisioni mano a mano, bam, cioè, guardate qui. Io penso davvero che Edward abbia seguito un corso del piccolo assassino, perché davvero è una bestia. Non so come appunto i vari protagonisti degli Assassin's Creed riescono a fare tutto ciò da soli. Cioè, una persona in grado di sterminare vasti gruppi di nemici. Dove diavolo è? Sulla montagnella la missione. Trova il bersaglio. Dobbiamo anche localizzarlo. Bene, ti pareva? Vediamo, riusciamo a salire di qua? Ovviamente no, perché Edward non è in grado di scalare la zona. Aspetta. No, no, ciao, ciao, bro, non voglio fare niente, ok? Ops. Non l'ho mica fatto apposta a infilarvi due lame nella gola. Cioè, è stato un caso, ovvio, no? Che cosa dice sto tipo? Tutte stoltezze, stolterie, non so se esiste in italiano. Sei mio, bro! Non fuggire. No, 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 sono stato individuato. Vabbè, era ora di fare casino, quindi. Attenzione. Bam! Muori. No, mi uccide questo anche. Nel frattempo quello l'ho ucciso, grandissimo. Rimani qui, bro, sei morto. E anche lui morto. Cos'è? Ne arriva un altro? Vieni. Cos'è? Hai paura? Bam! Sbam! Mamma mia, ragazzi. Abbiamo qui davvero una bestia. Cioè, una bestia che però non riesce nemmeno a salire. Attenzione, facciamo una cosa, Aspetta, non muoverti, dardi da corda. Riusciamo! No, ragazzi, non ci arriva, porca miseria. Non ci arriva, volevo fare un assassino epico, ma non. Ah sì! Ci riusciamo! Mamma mia! Ragazzi, impiccato! Guardate come! Ah, poverino, Estrai arma. No, no, vediamo se riusciamo a farlo di nuovo. Secondo voi? Doppia uccisione così! Non ci credo! No, è caduto! No, avrei voluto farne un'altra. Guardate là! Ma come cazzo è possibile? Fighissimo! Aspetta, vediamo se riusciamo a farlo di nuovo. No, no, devi salire, Edward, ti prego. Aspetta, aspetta, ci siamo, aspetta, voglio rifarlo, ti prego, Edward, muoviti. Perché a volte si bugga quando cammina? Aspetta, vediamo di riuscire a farlo da qua. Ci riusciamo. Mamma mia, attenzione! What the fuck? L'albero degli impiccati! No, devo farlo per l'ennesima volta. Aspetta. Ti prego, Edward, fai ciò che ti chiedo e sarà la cosa più epica in Assassin's Creed, attenzione. Lo rifacciamo, ragazzi. No, ho finito i dardi da corda. Quindi lui si merita una punizione esemplare. Attenzione. Muori, bro. Mannaggia, ti pareva che non voleva morire sto tipo. Cioè, guardate qua. Ora cosa. Vabbè, lui nel frattempo ha fatto una capriola su se stesso, ma io vi mostro qua cosa diavolo ho realizzato. Questa, ragazzi, è una scultura d'arte moderna. Davvero, la chiamerò l'albero degli impiccati. Perché Edward si bugga? Comunque, ragazzi, davvero, guardate qua. Fighissimo, magari metterò questa come immagine di copertina o forse no, non lo so. Comunque qui vi lascio, spero che questo video vi sia piaciuto, vi abbia divertito. Vi ricordo quindi di lasciare un mi piace, vediamo di raggiungere almeno i 300 like. Vi ricordo anche di lasciare un commento, di iscrivervi al canale nel caso in cui non siate già iscritti. Scusatemi se rido, ma sta scena è davvero molto simpatica, Comunque qui Edward vi saluta, è davvero fiero di ciò che ha realizzato scultura d'arte moderna. Quindi vi salutiamo e alla prossima. Ciao!